Capita spesso in chirurgia maxillofaciale di dover utilizzare delle placche e delle viti. Le paure del paziente sono diverse in questo campo. Prima di tutto è perché le devo mettere, ma soprattutto posso avere rigetto, le devo togliere? In questo video cerco di fare un po' di chiarezza. Io faccio sempre l'esempio del meccano. Avete presente un meccano in cui si prendevano delle asticelle di acciaio, una vite e le avvitavi tra di loro? Sostanzialmente la stessa cosa avviene per le placche che utilizza il chirurgo maxillofacciale. Il motivo per cui le utilizziamo è legato, beh, per esempio, quando andiamo a trattare le fratture, quando c'è una frattura, rimettiamo a posto la frattura e la fissiamo, tra virgolette. Queste servono proprio a bloccare l'osso. Oppure quando facciamo, ad esempio, delle malformazioni, se portiamo a mascellare la mandibola in avanti e indietro, anche lì avremo bisogno di fissarlo immediatamente. Queste placche sono ovviamente di spessore diverso in base a dove le andiamo a utilizzare, quindi avremo delle placche di un millimetro di spessore che noi utilizzeremo nella parte più alta del volto perché ci sono meno sollecitazioni, ma soprattutto essendo più sottili non si sentono sotto la cute. Se siamo nella parte centrale del volto, quindi ci sono più tessuti molli e ci sono più forze, avremo bisogno di utilizzare delle placche mediamente da 1,5 mm di spessore. Se andiamo nella parte bassa della mandibola, lì non abbiamo enormi problemi, di conseguenza possiamo utilizzare placche di 2 mm fino a 2,7 mm. Queste placche, come vi dicevo, sono attaccate all'osso tramite una vite. Ok, ma il rischio di rigetto qual è? Nessuno. La placca è fatta in titanio. Il titanio possiamo dire che il nostro organismo non lo riconosce e di conseguenza rimane inerme nei confronti dell'organismo che piano piano ricostituisce l'osso intorno alla vite, a volte col passare del tempo fino a ricoprirla completamente. L'unica motivazione per cui si devono togliere le placche è legata all'infezione, perché ovviamente come qualunque tipo di innesto, tra virgolette, che facciamo a livello del volto, a livello del corpo umano, possiamo avere una infezione. Di conseguenza, se c'è un'infezione delle placche, allora sì, a quel punto è necessario rimuoverla. Ok. Ma la devo togliere anche perché dopo come faccio con la risonanza magnetica? La si può fare tranquillamente, non c'è nessun problema, non suonano il metal detector, non danno nessun tipo di problema nell'esecuzione di qualunque tipo di accertamento, che sia una risonanza magnetica, che sia una TAC, che sia una lastra. L'unico consiglio che generalmente io do ai miei pazienti è: mi raccomando, non facciamo passare troppo tempo. Perché? Perché con il passare del tempo l'osso va a integrarsi perfettamente con la vite e con la placca, a volte ci ricresce sopra, come vi dicevo poco fa, e di conseguenza toglierla è difficilissimo. Quindi meno tempo passa e meglio è. Personalmente diciamo che nell'arco di 6 mesi, massimo un anno, è possibile togliere la placca e di conseguenza il paziente ha eliminato qualunque corpo estraneo a livello del suo organismo.